È aperto, avanti. È permesso. Guarda, guarda. Credevo di essermi spiegato. Non combatterò con te. Non senza testimoni e non per il momento, quantomeno. Quindi adesso te ne puoi andare. Ho bisogno di dormire. Io sono qui per un altro motivo. Non ho tempo da perdere, vattene. Vorrei solo... vorrei imparare da te. Non dire stupidaggini. Già stamattina ti ho detto che ti considero un grande maestro. Poter apprendere la tua arte sarebbe per me un vero onore. Sono molto impegnato con il lavoro e poi devo studiare per gli esami. Ascolta, Bruce. Non è mia intenzione importunarti. Voglio solo capire se è il karate giapponese la migliore arte marziale. Avevo già battuto molti cinesi che praticavano il kung fu. 2 anni fa ne ho sconfitto uno che affermava di essere un maestro invincibile. Beh, mi sono sbarazzato di lui in pochissimi minuti. Non è stata una vittoria molto onorevole. Da quel poco che ne so, il kung fu non è un'arte molto efficace, pur richiedendo una preparazione di prim'ordine. Anzi, direi che paragonata alla tecnica necessaria per praticare judo e karate, è decisamente inferiore. Tuttavia, tu mi hai sconfitto. In appena 11 secondi, oltretutto. Perciò adesso vorrei che mi insegnassi i rudimenti del kung fu. Perché non ti compri qualche libro? Il kung fu, altrimenti detto box cinese, ha quasi 5.000 anni di storia. È universalmente riconosciuto come padre di tutte le arti marziali, compreso il karate. Non mi importa della sua storia. Io desidero solo imparare da te il kung fu. Se accetterai, ti riconoscerò come mio maestro. Io faccio fatica a capirti. Ti comporti come se mi chiedessi l'elemosina. Che cosa intendi? Spiegati meglio. Ma non è tanto complicato. Io ti ho sconfitto, esatto? E tu ora dovresti fare di tutto per sconfiggere me. E invece mi confidi che vuoi diventare mio allievo. Ecco perché voi giapponesi non combinerete mai nulla di buono. Puoi essere un po' più esplicito, per favore? Con vero piacere. Quando ero a Hong Kong feci un combattimento con un inglese di nome Blair. Ovviamente lo sconfissi. Tuttavia lui volle comunque diventare mio amico. Dopo qualche tempo sai cosa mi confidò? Che finalmente aveva capito. Che a parte i cinesi, i quali respirano il kung fu, nessuno riuscirà mai a praticarlo appieno. Mi sono spiegato? Ciò nonostante, ti prego ancora di esaudire la mia umile richiesta. Tu sei proprio testardo, addirittura più di un mulo. Però ti voglio accontentare. Ti mostrerò solo alcune mosse. Non ti colpirò mai, è chiaro? Grazie. Adesso fai attenzione. Sei pronto, vero? Prego. Sì, coraggio, Bruce! Coraggio, scommetto di te! Grande! Potevo spezzarti il braccio, ma non ho voluto. Avanti, riprovaci. Coraggio, dai! Andiamo! Puoi farcela! Avanti. Coraggio! Su, giù! Parlo a pezzi, parlo a pezzi! Sì, sì, coraggio! Dai! Dai, rialzati! Andiamo! Avanti! Ora ho capito. Che cosa hai capito? La velocità. Io sono troppo lento. Non ti batterò mai. Sì, ma non solo. Mentre stai portando un colpo, io l'ho già previsto da un pezzo. Di conseguenza, ogni mio attacco è inutile. Ecco perché ho perso. Il mio karate era prevedibile e inefficace. Ah, esatto. Ma il mio kung fu è meno complicato di quanto sembra. O semplicemente, il tuo sistema di allenamento è diverso dagli altri. Un'ottima osservazione.
A dire il vero, durante un combattimento, oltre a saper usare appieno tutta la nostra abilità, sono molto importanti due cose. La prima è la potenza con la quale si colpisce. La potenza è basilare, sia nei colpi con le gambe che con le braccia. Mi spiego? Ma non solo. La seconda cosa importante è che braccia e gambe siano flessibili. Che ti prende adesso? No! Voglio diventare tuo allievo. Prendimi come tuo allievo, ti prego. Qualcosa di bello, di sicuro. Su, in piedi. Non posso farlo. Qual è il motivo? Non puoi essere mio allievo, sei più anziano di me. L'età non è un problema. Maestro, anche se io pratico il karate da anni, da oggi in poi sarò un tuo umile allievo e imparerò i rudimenti del kung fu cinese. Peccato che tu sia giapponese. La conoscenza non può avere confini. Non posso farlo, no, mi dispiace. Possiamo ancora batterci, ma tu non puoi essere mio allievo.